Oggi ti spiego perché il tatto è il senso più importante che abbiamo, perché da questo dipende la coscienza di noi stessi e la percezione del mondo intorno a noi. Il tatto ci dà il senso della profondità, dello spessore e della forma delle cose che stanno al di fuori della nostra mente e del nostro corpo. Pensa che il senso del tatto è il primo a svilupparsi nell'embrione umano. Infatti, a circa 8 settimane, quando l'embrione dentro l'utero è lungo appena 3 centimetri e non ha ancora sviluppato gli occhi e le orecchie, basta un superficiale sfioramento delle labbra del piccolino per provocare l'allontanamento della sua testa in segno di reazione di fronte proprio a uno stimolo tattile. Alla nascita, poi, purtroppo il bimbo viene spesso separato dal corpo della madre. Questo può essere un'esperienza traumatica che lo fa sentire abbandonato, lo fa sentire solo. Secondo i principi dell'embriologia, una funzione vitale è tanto più importante quanto più precocemente si sviluppa, e quindi possiamo presumere che il bisogno di contatto sia un bisogno primario dell'uomo, perché è fondamentale per la nostra sopravvivenza e il nostro benessere. Il contatto fisico ci aiuta a sentirci al sicuro, amati e accettati, ci aiuta a regolare le nostre emozioni e a sviluppare relazioni sane. Nell'utero il feto è costantemente in contatto col corpo della madre e questo contatto, gli fornisce una sensazione di sicurezza e di protezione. Il tatto è un senso arcaico, è fondamentale e il bisogno di contatto è un bisogno primario che deve essere soddisfatto. Il massaggio è una forma di contatto fisico che può fornire molti benefici per la nostra salute. Ecco perché il massaggio può essere visto come un valido alleato per riconnetterci con le nostre esperienze prenatali.